Soverato tra storia e leggenda. Gli autori che scrissero della Calabria antica concordano tutti su un'origine antica di Soverato. Sembrerebbe indiscusso che nella Marina, e precisamente nella parte nord, doveva esistere un villaggio al tempo della colonizzazione ellenica. E sembra che quel villaggio fosse sorto al tempo in cui i Siculi vennero a stabilirsi nel Bruzio, come allora veniva denominata la Calabria. Secondo alcuni studiosi, l'insediamento siculo doveva essere dove vi è oggi la torre detta di Carlo V, nella località denominata Spina Santa. Sulle pendici di quella collina, infatti, lungo la ex strada statale 106, si possono ancora vedere alcune grotticelle, quasi lambite dalle onde, avanzi di tombe a forno, facenti parte di una necropoli preellenica. Il nome di questo primissimo habitat fu quasi certamente Soverato, così come Soverato fu il nome del vicino fiume che scorreva accanto. Quando i greci antichi sbarcarono sulle coste ioniche calabresi, si insediarono lungo tutta la fascia costiera, integrandosi peraltro con le popolazioni indigene. E sembra attendibile che anche nella zona nord dell'attuale Soverato quei coloni abbiano creato un loro piccolo nucleo e forse, come accadde per altri luoghi, cambiarono il nome del centro siculo già esistente. Questo villaggio ebbe il nome di Poliporto. Un documento antico su Soverato risalente al 1651 annotava che il villaggio fu molto popolato, con fabbriche spesse e con un castello regio, le vestigia del quale erano ancora visibili a quel tempo. Annotava ancora che dentro il mare vi erano fabbriche antiche quali appaiono essere state di molo. Difatti i manufatti fra misti e scogli naturali affiorano ancora oggi e i subacquei notano imponenti lastroni anche a centinaia di metri dalla battigia e fino a 50 di profondità. Territorialmente Poliporto dovette essere sotto l'influenza di Squillace e di quella colonia magno-greca ne seguì le sorti sia durante il periodo ellenico che durante quello romano. In contrada a lei fu trovato un tesoretto numismatico del periodo ellenico, composto da 32 monete greche d'argento, sicura testimonianza almeno di traffici marittimi o di passaggi di truppe. Di recente è venuta alla luce in località Mortara Ospedale una casa greca del IV secolo a.C. Del periodo romano sono stati rinvenuti cocci e resti di pavimenti ancora in località Spina Santa e resti di tombe. Secondo lo studioso salesiano Don Giovanni Gnolfo, in località Mortara doveva esserci una necropoli, che spiegherebbe anche il nome della località. Queste sepolture si estendevano anche in zona Miceli. In un sepolcro fu trovato uno scarabeo d'oro. Si trattava forse di un soldato di origine egiziana, o comunque un seguace di culti orientali. Ma la testimonianza forse più interessante di quel periodo è in località San Nicola, dove sulla spiaggia vi sono i resti di basamenti di Orrea, magazzini oggi insabbiati ma che vengono alla luce in occasione di mareggiate, adibiti a depositi di oli o di cereali, prodotti di cui la zona fu sempre ricca. Sostengono alcuni studiosi che durante il periodo romano nella marina di Soverato ci fu un porto e lo localizzano nell'area di San Nicola, o più a sud, quasi all'inizio del lungomare, lì dove scorre una fonte. Le vicende del villaggio di Poliporto rimasero legate a quelle di Skillation. Nell'estate dell'813 gli arabi iniziarono le incursioni sulle coste calabresi. Numerosi furono gli emirati istituiti in Calabria ed uno anche a Squillace, dove gli emiri Astacle e Olbec restarono famosi per le razzie fatte su tutto il circondario. Poliporto non fu risparmiata, subì anch'essa vari saccheggi e fu poi distrutta. La popolazione fu costretta ad abbandonare il vecchio sito sul mare e dopo un breve peregrinare si insediò su una piccola collina alle spalle del sito primitivo. Con il trasferimento del villaggio, gli abitanti della marina non dimenticarono il primissimo nome della loro terra e chiamarono Soverato la loro città sul colle, in mezzo al fiume. Nella marina abbandonata si diffuse la malaria. Le comunicazioni, e non solo quelle viarie, divennero sempre più difficili. L'economia si impoverì irreversibilmente. Al mare i paesi ritorneranno dopo quasi 10 secoli. Così avvenne anche per Soverato. Costretti ad abbandonare l'antico sito,
gli abitanti della distrutta Poliporto cercarono un luogo più sicuro per ricostruire il nuovo villaggio e che desse maggiori garanzie al loro futuro. Gli antichi abitanti di Soverato preferirono costruire il nuovo villaggio in una zona che ad essi sembrava più sicura e di più facile difesa, ed andarono a stabilirsi sulla collina alle spalle dell'antico sito, circondata per buona parte da un fiume a quel tempo navigabile, il Vetrano. Il paesino contava circa 500 abitanti, un tipico modello di borgo rurale fortificato medievale. Vi si entrava da due porte larghe appena da far passare un animale carico, ma non un carro, che del resto non si sarebbe potuto inerpicare. Ma le merci arrivavano fino alla porta principale del paese, anche per la via del fiume, grazie alla presenza di un attracco situato proprio sotto le mura, tant'è che ancora oggi quella zona si chiama Buonporto. Si racconta che le porte si chiudessero al tramonto e non venisse concesso di rientrare a nessuno. Que dintro e dintro, que fora e fora. Le case erano piccole e addossate l'una all'altra, a costruire una ruga. Un edificio di grandi dimensioni ospitava il barone ed era detto il palazzo. Di notevole importanza erano le chiese di Santa Maria della Pietà e di Santa Caterina. Ammantata di mistero è la Grotta dei Regnanti, dove si dice si riunivano i sette cavalieri di spada. Alcuni affermano che si trattava di una confraternita segreta, altri invece che erano i magistrati del piccolo comune, altri ancora sostengono che è solo una leggenda senza fondamento. Numerose famiglie ebbero in possesso Soverato, a seconda delle contese dinastiche e quindi dei legami dei vari feudatari con i Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli. Tra le famiglie più importanti ricordiamo Passalacqua, Di Monforte, Marzano, Borgia, Scoglio, Loffredo, Marincola. Nei primi anni del XVI secolo, nel territorio di Soverato fu costruito un monastero. A fondarlo nel 1510 fu un frate agostiniano, Francesco Marino, nativo di Zumpano, un paesino vicino Cosenza. Nel 1521 il convento, su commissione di Fra Zumpano, fu arricchito di una preziosa statua di marmo, opera del grande artista Antonello Gaggini. Durante il terremoto del 1783 il convento subì gravi danni, ma la scultura si salvò e fu poi trasferita nella chiesa matrice del nuovo Soverato, l'attuale Soverato Superiore, dove è tuttora ubicata assieme a numerosi altri arredi sacri di un certo rilievo, provenienti dalla chiesa del convento di Santa Maria della Pietà. Nel 1594, Soverato, insieme a tanti altri villaggi della costa, fu bersaglio di una violenta incursione turchesca, capitanata dal famigerato Bascià Cicala. Il 10 settembre attaccò Soverato bruciando il paese e distruggendo il castello, e costringendo molti abitanti a ritirarsi verso luoghi interni più sicuri. Una leggenda racconta che la campana della chiesa, mentre veniva trasportata per essere imbarcata su una delle galere turche, cadde nel letto del fiume Peltrano, quasi che non volesse abbandonare quel territorio, e da allora suona un rintocco solo la notte di Natale. In quel momento gli animali parlano. Gli uomini del Cicala razziarono in tutto il territorio, saccheggiando anche il monastero della Pietà. La Calabria, già nel passato molte volte colpita da terremoti, subì nel 1783 una serie di violentissime scosse telluriche che sconvolsero gran parte della regione. Interi paesi furono rasi al suolo e tra questi anche Soverato. L'antico piccolo centro di Soverato Vecchia dovette essere abbandonato. Soverato Vecchia, seppure distrutta, ebbe un solo morto su 303 abitanti che contava quel tempo. Ma il danno più grave fu che per la seconda volta nella sua storia Soverato fu costretta a ricominciare da capo. Nuovamente cancellato il paese dalla topografia del territorio, i soveratesi iniziarono la seconda emigrazione e la terza costruzione del loro paese. La popolazione si ritirò su una collina a sud-ovest, dove costruì le nuove case e la chiesa. Nel 1785 il popolo scampato al terremoto inaugurò la nuova chiesa e nella navata laterale fu sistemata la statua della Pietà gagginesca.
A quel tempo, a seguito di complesse vicende, il convento della Pietà finì intero nel territorio comunale di Petrizzi. Narra la leggenda che Soverato e Petrizzi litigarono per gli arredi sacri e soprattutto per la deposizione gaginesca, e che per evitare il peggio, il tutto fu posto sopra un carro a buoi senza conducente e affidato al volere della Madonna. I buoi presero la via di Soverato ed i soveratesi fecero gran festa per parecchi giorni. Nella stessa chiesa si conserva anche un alto rilievo dell'Ecce Homo, il Cristo flagellato con nello sfondo gli strumenti della Passione, che si suppone anch'esso sia gaginesco. Un crocifisso ligneo con caratteri tipici del barocco calabrese siciliano, un'acquasantiera di granito, una campana del 1789, un busto di vescovo, probabilmente Sant'Agostino. Tutti questi arredi, o la gran parte, provenivano, come già detto, dal convento di Santa Maria della Pietà. Anche se si era iniziato a costruire nella Marina, per il nuovo Soverato si scelse ancora una zona dell'interno, su un'altura, sia per l'aria che era più salubre, ed anche per motivi di sicurezza, non essendo del tutto scomparso il pericolo di incursioni turchesche. La vita riprese nel nuovo paese faticosamente, ma furono anni duri. Nel 1819 Soverato fu colpita da una epidemia pestilenziale. Intanto andava incrementandosi la marina, che veniva indicata in Santa Maria di Soverato. Nel 1870 si diede inizio alla costruzione della linea ferroviaria Taranto-Reggio. La nuova via di comunicazione contribuì allo sviluppo del quartiere che ormai era sorto sul mare. Gli amministratori del tempo ben compresero quale sviluppo avrebbe avuto la zona a mare e nel 1881 decisero di trasferire la sede municipale da Soverato Superiore alla Marina. Il ciclo storico si concludeva. Il paese ritornava sul luogo di origine e iniziava un nuovo corso. La Marina di Santa Maria di Soverato diventava la nuova Soverato.